Cittadini per pescare e pettinare il sindaco sulle aree di risulta. Primo lotto dei precedenti 1.300 parcheggi ne saranno garantiti solo 320. A dirlo Domenico Pettinari, presidente del Movimento Pettinari per l'Abruzzo e capogruppo consigliere a Pescara, Caterina Artese e Massimiliano Di Pillo, consiglieri comunali, che hanno tenuto una conferenza stampa davanti ai silos dell'area di risulta di Pescara. In particolare Domenico Pettinari ha dichiarato: c'è una scoperta clamorosa che abbiamo fatto leggendo il progetto di fattibilità e tecnico-economico dell'area di risulta, rivelando il taglio di centinaia di posti auto. La mancanza di parcheggi non è solo oggi in regime emergenziale perché stanno facendo i lavori di bonifica. Noi abbiamo letto il progetto di fattibilità tecnico-economica e dicono che con il primo lotto dei 1.300 parcheggi attuali sul lato sud garantiranno solo ed esclusivamente 320 stalli. Poi, se troveranno eventualmente altre risorse, potranno arrivare al massimo a garantire 800 parcheggi. Quindi dei 1.300 parcheggi noi ne perderemmo tanti e arriveranno a garantirli solo 320. Il secondo lotto, quando arriverà, perché non si sa quando, magari fra 5, 6, 7, 8 anni, degli attuali 2.300 parcheggi, loro garantiranno 1.900 parcheggi. Quindi non è solo la perdita dei parcheggi in questo momento. Cosa accadrà? Dato che aumenteranno anche le tariffe, che inevitabilmente i tanti cittadini preferiranno dirigersi verso i centri commerciali dove troveranno parcheggi in abbondanza e gratuiti. Quindi si va a colpire al cuore il commercio e l'economia della nostra terra. Tra le altre tematiche quella del verde, Caterina Artese. Intanto il progetto parte con la realizzazione di un'area verde di 4 ettari, no? Circa, che è precedente alla realizzazione del parcheggio. E quindi ci chiediamo, dopo, per realizzare il parcheggio, cosa faranno? Taglieranno gli alberi? Perché dove sarà l'area di movimentazione per fare il parcheggio, ammesso che lo facciano? Massimiliano Di Pillo parla dei silos che fino a 2 anni fa ospitavano la Polizia Municipale. Sì, quello era un presidio molto importante che era stato aperto in Pompa Magna da parte del sindaco Carlo Masci insieme a tutta la giunta presente all'interno davanti al presidio. Questo presidio era importante perché c'erano 2 agenti che avevano la possibilità di monitorare attraverso la videosorveglianza tutta l'area di risulta. Quest'area di risulta è comunque in questo momento molto problematica per varie questioni, soprattutto quella delle persone che bivaccano all'interno di quest'area e quindi comunque anche per i cittadini e per i commercianti.